per rilasciare un'intervista agli alunni delle 25 scuole in rete del progetto Web TV Area Metropolitana. Le domande che faranno gli alunni al sindaco saranno incentrate prevalentemente sul piano strategico della città metropolitana, con particolare attenzione ovviamente a quello che il piano strategico prevede per le scuole. Certo. Quindi iniziamo subito con l'intervista, prego. Sono Esposito Ilaria dell'Istituto Francesco Saverio Nitti. Nell'area di Fuorigrotta è presente un centro di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti urbani e abbiamo letto comunque dal piano strategico che ne aprirà un altro. Quali sono le altre possibili misure previste affinché i cittadini non sversino ancora rifiuti nelle strade di Napoli? Sarò breve perché sono tante domande e sono contento di essere qui. Aumenteremo quelle che si chiamano isole ecologiche o anche poli logistici in cui trattare tutti i tipi di rifiuti tranne l'umido, quindi dagli ingombranti alla plastica, al vetro, ai pneumatici, alluminio, insomma tutto ciò che è multimateriale, in modo da incentivare le persone a portarlo lì. E a breve ci sarà anche l'utilizzo del token partenopeo, che sarà una moneta partenopea che partirà tra qualche giorno, prima di Natale, in cui chi va potrà anche assumere, più conferisci rifiuti, prendi la moneta napoletana e che la puoi utilizzare per esempio per comprare prodotti napoletani. Quindi questo lo incentiveremo molto nelle prossime settimane per evitare che ci siano persone, come ancora ci sono, che gettano ingombranti e rifiuti di ogni genere in mezzo alla strada, anche perché è un momento difficile, sappiamo che la raccolta dei rifiuti vive un momento di difficoltà, quindi l'appello che faccio tutti quanti ad avere atteggiamenti responsabili in amore della città. Ok, adesso l'alunno del Sereni, prego. Ah, scusate un attimo, c'è un problema al microfono, questo è il bello della diretta streaming, proviamo adesso se il ragazzo si sente nel microfono. Vai, per piacere ripeti la domanda, grazie. Condivide con me che la scuola, per il suo ruolo di formazione di competenze e di socializzazione, in considerazione anche dei gravi divari che abbiamo nella nostra città, costituisca una priorità di indirizzi fondamentali del progetto del piano strategico? Ma per noi è assolutamente una novità, tanto è vero che su mia indicazione, da quando sono sindaco della città metropolitana, c'è stato il più imponente finanziamento pubblico per l'edilizia scolastica di tutti i 92 comuni della città metropolitana, Napoli più 91. Andatevele a vedere tutti i finanziamenti che abbiamo fatto sinora, le scuole su cui si sono già fatti lavori significativi, i lavori che partiranno per altre scuole, nonostante in un momento di difficoltà economica abbiamo investito tanto. Prima per esempio si parlava di Fuorigrotta, cito solo questo caso per non citarne tutti, abbiamo completato uno scheletro in cemento che stava da quando io ero bambino, ero più giovane di voi, abbiamo fatto il campus Flegreo che tra via Terracina, Agnano, quello che si chiama ex Capalc, dove ci sono tre scuole adesso, il Boccioni, il Labriola e un'altra scuola, diciamo, sono tre scuole del territorio e quindi è stato un investimento importante. Va bene, allora il prossimo alunno, prego. Gabriele Quadro dal Cavalcanti. Secondo il piano strategico del giugno 2019, quali sono gli interventi prioritari per migliorare l'igiene stradale nell'intera città metropolitana di Napoli? Ma diciamo che la città metropolitana non ha competenze direttamente sui rifiuti perché quella è la competenza dei comuni, però noi per dare una mano ai comuni abbiamo previsto finanziamenti per comprare spazzatrici, quindi per avere le strade più pulite e per creare, come si diceva prima, delle nuove isole ecologiche o luoghi in cui conferire il multimateriale, cioè i rifiuti che non è l'umido, perché l'umido deve avere un altro tipo di trattamento. Quindi abbiamo messo i comuni in condizioni di poter comprare più spazzatrici e soprattutto una cosa a cui tengo moltissimo, iniziare un processo di riforestazione dei nostri territori, quindi piantare alberi. Quindi il comune di Napoli ha avuto delle risorse, così come tutti gli altri comuni. Quindi ogni comune in proporzione degli abitanti ha avuto delle risorse per poter sistemare i parchi, i giardini e piantare nuovi alberi.
Ok, Enrico del liceo Carlo Levi di Portici. Mi presento, sono Enrico Del Monaco dal liceo Carlo Levi di Portici. Volevo porre una domanda. Il grande investimento finanziario della città metropolitana avrà secondo lei una reale e concreta ricaduta sul futuro dei giovani e soprattutto potrà incoraggiare e sostenere le iniziative imprenditoriali dei giovani? Ma secondo me assolutamente sì, anche perché noi stiamo provando a realizzare scuole in cui ci siano anche tutti i comfort di cui ci si può dotare. Tutte le scuole che stiamo realizzando, per esempio, hanno palestre significative, importanti, impianti sportivi, processi di alta tecnologia, digitalizzazione. E anche questo investimento, se vogliamo, che è completamente una novità, quello della web TV metropolitana, significa che per noi la scuola non è solo il luogo in cui ci stanno gli insegnanti che insegnano e gli studenti che apprendono e che c'è il confronto tradizionale, ma anche un luogo in cui c'è qualcosa in più, diventa un luogo culturale, un luogo del dibattito, della legalità e in cui si formano anche le persone per poi essere pronte al lavoro. E quindi anche i processi di alternanza scuola-lavoro noi ci auguriamo che siano nell'interesse vostro, siano utilizzati bene in modo da avviarvi al lavoro, anche perché in città, ma voglio dare questa notizia perché non sempre tutti lo sanno, nel 2018 Napoli è diventata terza per start-up giovanili superando Bologna e Torino, cioè significa che siamo la terza città d'Italia per giovani che investono nel lavoro nella nostra città. Certo, poi comunque Napoli è anche in questo momento uno dei set cinematografici più importanti, dove in genere le professionalità che vengono chiamate a lavorare non sono quelle napoletane, quindi formare questi giovani a professioni nuove come quelle là che loro stanno apprendendo adesso, no? Cameraman, scritturazione di testi eccetera, è importante perché c'è questo bisogno a Napoli. Approfitto di questa domanda, tra l'altro anche mentre venivo qua a Corso Medeo di Savoia a Napoli c'era un restringimento dovuto proprio a un film che stavano girando. Da quando abbiamo istituito l'ufficio cinema, che prima non c'era, dal 2015 si sono girate 1000 produzioni a Napoli. Napoli oggi è il set cinematografico più richiesto d'Italia e siccome hanno talmente bisogno di lavoro che hanno chiamato comparse e non hanno più comparse. Certo. Hanno ricercato tecnici, non ci sono più tecnici elettricisti, quindi l'appello che faccio che ci sono anche sbocchi lavorativi, sì, che vanno percorsi perché il lavoro in città si sta creando, ma certe volte non c'è la mano d'opera che è stata che preparata a sufficienza. Certo. Allora, prego, la prossima domanda. Come può il piano strategico migliorare concretamente le vite di noi studenti? Ma tanto, perché nelle risorse del piano strategico sono scuole, strade, investimenti per l'igiene urbana come ho detto prima, ma anche per i trasporti. Quindi se i comuni spendono bene questi soldi, Napoli di cui io sono sindaco sicuramente li spenderà bene, perché poi sono sindaco di Napoli e sindaco della città metropolitana. Poi sono 91 sindaci che devono raccogliere l'opportunità che io gli ho dato, quindi è opportuno che chi abita in altri comuni sia sempre a, come dire, a incentivare e stimolare il proprio sindaco a spendere bene questi soldi. Allora, il Serra, prego. Buongiorno Sindaco, sono Flavio Paladino e frequento l'ISIS Antonio Serra di Napoli. La mia domanda a lei era, con i fondi stanziati dal piano strategico, quali saranno i primi lavori che si avvieranno? Ma alcuni sono già partiti, alcune scuole, per esempio ultimamente mi pare la cittadella Pomigliano è partita e parliamo di una cittadella importante, partirà San Giovanni a Teduccio fra un po', abbiamo anche lavori che stiamo completando, pensate che abbiamo finanziato anche il primo istituto superiore in un quartiere di Napoli che non c'era, Pianura non aveva un istituto superiore, noi l'abbiamo finanziato, quindi adesso dipende dalle gare, però quelle che è in corso più importante è questa di Pomigliano e alcune che andremo a inaugurare, sta per finire Qualiano dove abbiamo fatto una scuola importante, abbiamo inaugurato Capri qualche tempo fa, Varcaturo, Mugnano, Marano, insomma come vedete non c'è solo Napoli ma ci sono tutti i comuni. Poi comunque l'elenco andatelo a vedere perché è veramente molto fitto e i tempi diciamo di realizzazione sono anche abbastanza rapidi, poi in alcuni casi sono scuole che si realizzano proprio da capo, ex novo, in altri casi sono ristrutturazioni di scuole, cioè interventi che noi facciamo come in questa scuola e in altre per dare denaro per ristrutturare, per renderle migliori. Allora, l'Attilio Romano. Buongiorno Sindaco, sono Rosa Sannino dell'Attilio Romano.
E la mia domanda è: si potrebbe prevedere una mappatura di tutti gli edifici scolastici dismessi e verificare la loro agibilità per un possibile riutilizzo, dedicandoli poi alla realizzazione di attività ludico-ricreative? Questa è una domanda molto bella che condivido in pieno, quindi ti do una risposta rapida per dirti che è esattamente quello che penso, che bisogna farlo e chiamare a questo obiettivo anche risorse private se del caso, perché il pubblico non ha tanti soldi, ma noi abbiamo tanti edifici in condizioni abbandonate che possono essere utilizzati. A Napoli lo abbiamo fatto diverse volte, anche con successo, quindi bisogna andare in quella direzione, anche perché in questo modo certe volte si abbattono anche i costi, perché abbiamo alcune scuole, per esempio, ridotte male, dove si pagano dei fitti anche molto alti che potrebbero essere utilizzate per altro, luoghi completamente abbandonati in cui si può fare teatro, si possono fare tante attività sociali. Quindi noi lo stiamo facendo e anzi, se ci sono progetti che potreste anche indicarci attraverso la vostra attività, come dire, di confronto nella scuola, nella vostra vita, nelle associazioni che frequentate, fatecelo sapere, perché è un modo di rigenerazione urbana che noi condividiamo molto. Allora, Melissa Bassi, Sara, prego. Buongiorno, sono Sara D'Andrea dell'ISIS Melissa Bassi di Scampia e volevo chiederle, Città Metropolitana favorisce il progetto di Web TV ed è un progetto che aiuta la nostra formazione perché ci consente di confrontarci con gli altri studenti e di guardarci un po' intorno. Volevo chiederle se ci saranno altri progetti che aiuteranno la nostra formazione. Ma basta anche certe volte, dico, proporceli. Questa è stata un'idea che è nata da noi, però poi si è rinforzata grazie al confronto con i presidi, gli insegnanti, eccetera. Noi abbiamo la volontà di riuscire a finanziare, laddove ritroviamo le risorse, anche altri progetti. Quindi se ci sono idee che vanno nella direzione dell'innovazione tecnologica, della creatività e della formazione, noi siamo disponibili a farlo. Per esempio questo progetto era nato più piccolino, era nato qui, all'inizio solo con questa scuola, con 15, erano sì, con 15, poi 15, però poi si è esteso a 25, però noi siamo anche disponibili per esempio un domani ad avere un'altra filiale della Web TV, cioè se questo può creare lavoro, un domani per esempio noi siamo, pochi lo sanno, abbiamo finanziato una scuola del teatro a Napoli che prima non c'era, abbiamo finanziato, cioè abbiamo il coro giovanile di Napoli che prima era solo del Teatro San Carlo, adesso vogliamo finanziare una scuola di tecnici e scenografi del teatro, cioè siccome a Napoli si sta creando lavoro con la cultura, se ci sono proposte noi le valutiamo. Ok, il Pitagora di Pozzuoli. Buongiorno, sono Eva De Luca del Liceo Classico Pitagora di Pozzuoli e volevo chiederle cosa si intende fare nell'ambito dello sviluppo economico e quale settore verrà valorizzato maggiormente? Ma lo sviluppo chiaramente è una materia che non è propria degli enti locali in quanto tale, è di tutti. Però io vi posso dire che sin dall'inizio del mio mandato di sindaco ho pensato che lo sviluppo passasse soprattutto dalla cultura e dal rilancio dei nostri territori. Tu vieni da Pozzuoli, che è una terra bellissima come tante delle nostre terre. La cultura è economia, la cultura crea lavoro, le nostre terre sono belle, vengono visitate, vengono sempre più turisti. Un altro dato che vi voglio dare, ma lo sapete perché se ne parla tanto, Napoli ormai negli ultimi anni, e quindi non solo Napoli, anche tutti gli altri comuni vicini che hanno bellezze architettoniche e paesaggistiche, è la prima città d'Italia per crescita culturale e turistica. Pensate che questa gente che viene prende un taxi, va in un albergo, consuma un caffè, compra prodotti tipici, qui c'è gente che lavora, gente che prende posto, quindi io credo che da questo punto di vista lo sviluppo nelle nostre terre è soprattutto valorizzare le nostre bellezze e dobbiamo essere tutti bravi a non distruggere quello che abbiamo, perché ci sono purtroppo anche dei nostri concittadini che noi costruiamo e altri distruggono. Noi cerchiamo di valorizzare e altri distruggono. Noi inauguriamo una scuola e c'è chi la distrugge. Sistemiamo un monumento e c'è chi lo distrugge. È la lotta tra il bene e il male. Quindi questa è la prima lotta che dobbiamo vincere. Dobbiamo amare. Quando dice difendi la città, non deve essere solo il coro dello stadio. Difendi la città deve essere un comportamento quotidiano. Quando stai allo stadio e devi preservare lo stadio che abbiamo ristrutturato, tra l'altro. E quando stai in mezzo alla strada, quando devi preservare anche il vicolo della tua strada. La carta la puoi buttare per terra semmai a casa tua, ma non capisco perché la gente a casa propria non butta la carta per terra, poi scende in mezzo alla strada che è di tutti e la getta per terra. È una rivoluzione culturale e voi sarete fondamentali nel vincere questa rivoluzione. Salvatore Galileo Ferraris. Buongiorno, sono Salvatore Chiumariello e volevo chiederle. Allora, sul territorio della nostra città metropolitana ci sono diversi campi rom. Noi ne abbiamo proprio uno confinante con la nostra scuola a Scampia.
Allora, nel piano strategico ci sono nel piano strategico ci sono azioni volte ad una maggiore integrazione dei Rom e al contrasto delle loro forme di illegalità che spesso commettono. Guarda, condivido molto questo tipo di riflessione, integrazione e contrasto del degrado. Cioè, noi dobbiamo integrare tutte le persone che stanno nei nostri territori, perché ogni essere umano ha diritto di vivere in condizioni dignitose, però noi non possiamo più vedere quelle immagini, baraccopoli, rifiuti e degrado. Quindi abbiamo un progetto molto ambizioso, che è quello di bonificare tutte le aree, togliere i rifiuti, bonificare le aree, creare degli alloggi, insomma delle strutture in cui queste persone possano vivere bene, e in particolare lì anche eliminare tutta quella parte delle baracche, favorire l'integrazione e aprire la strada, l'asse mediano di Scampia, che è chiuso da tantissimi anni proprio per l'insistenza di quella situazione, che così com'è non va bene. Noi le abbiamo messe le risorse, ci vorrà un po' di tempo, ma io mi auguro che per la fine del mio mandato, fra un anno e mezzo, qualcosa almeno di concreto si possa vedere. Ginevra del Cartesio. Buongiorno Sindaco. Ciao. Sono Ginevra dal Cartesio e vorrei farle una domanda sui trasporti. Allora, com'è possibile che Napoli non abbia dei trasporti efficienti come qualsiasi altra capitale europea? Insomma, il bilancio della compagnia trasporti pubblici è così disastroso che su 10 euro guadagnati 4 vanno persi. Questo è perché le persone non si sentono sicure quando salgono su un trasporto. Sanno quando si sale, non sanno quando si scende. Nei comuni dell'area nord si fa prima ad andare a Roma che ad andare a Napoli. Insomma, le persone non si sentono sicure, non salgono, la compagnia perde, i trasporti diventano ancora più inefficienti. C'è bisogno di un'area di cambiamento, di un atto di forza. Che cosa si sta facendo? Allora, distinguiamo un poco le competenze, perché una cosa è Napoli, una cosa è l'area metropolitana, una cosa è la regione. Allora, la funzione dei trasporti è una funzione regionale. Quindi le gran parti delle linee di finanziamento devono venire dalla regione Campania. Poi abbiamo la città di Napoli e l'area metropolitana. Come area metropolitana noi abbiamo la competenza esclusivamente su una linea del trasporto pubblico, che è la cosiddetta CTP, sulla quale stiamo cercando di evitare che l'azienda chiuda proprio, perché purtroppo i comuni hanno talmente una situazione di crisi finanziaria che certe volte diventa quasi, lo so che dico una cosa triste, un miracolo non andare ancora peggio. Quindi sulla CTP c'è un investimento e quel tipo di trasporto migliorerà, però non dipende da noi tutta la rete del trasporto regionale e anche quel tema che dici, cioè di arrivare da un comune, per esempio Grumonevano, Casorio o altri, a Napoli. A Napoli poi invece abbiamo un problema di trasporti che anche è complicato, quindi vi posso dire quello che invece è di mia competenza che stiamo facendo sulla città. Siamo partiti anche lì da un'azienda che stava fallendo. Oggi un po' alla volta stiamo recuperando, a fine anno arriveranno anche dei nuovi autobus, riprendono a breve anche i tram, ma la notizia più bella secondo me, anche perché io avevo poco più dell'età vostra quando arrivò l'attuale treno della metropolitana, cioè 34 anni fa, noi l'anno prossimo a febbraio arriverà il primo treno della nuova metro che entrerà in servizio a settembre, e questo consentirà almeno sulla città di Napoli di avere una velocità di percorrenza dei treni assolutamente migliore rispetto a quella di oggi, che non scende mai sotto i 10 minuti. Noi dovremmo andare su treni molto più confortevoli e andare a 5 minuti. È un tema economico comunque. Però è anche vero quello che dici tu, cioè che ci sono persone che salgono e non pagano. Devo dire, e questo è un tema che fa abbassare gli introiti. Quindi l'impegno da parte mia per quanto riguarda la città di Napoli è massimo. Però mi auguro che la regione Campania, che non dipende da noi, investa più denaro, perché investe molto poco nei trasporti nel nostro territorio. Grazie. Caterina del Vittorini. Buongiorno, sono Caterina Lamarca, del liceo Elio Vittorini, e volevo chiederle quali sono le principali... Scusatemi. Vai Caterina, vai. Quali sono le... Sono un po' emozionata, chiedo scusa. Emozionarsi, se posso aggiungere una cosa, sì. Non devi chiedere scusa che ti emozioni, chiedi scusa quando non ti emozioni più, perché se uno non okay. Si emoziona alla fine non vive. Grazie. Quali sono le priorità del nostro territorio e come verranno principalmente utilizzati i fondi della città metropolitana? Guarda, i fondi della città metropolitana che io mi sono andato a recuperare, perché prima che io facessi il sindaco non c'era un euro, abbiamo fatto, ma non vi sto a raccontare, ma battaglie importanti per recuperare questi soldi, battaglie di tipo giudiziario, politico, istituzionale, amministrativo, verranno impiegate nelle materie previste dalla legge. La maggior parte vanno su scuole e strade metropolitane, grandi assi viari, ambiente, dissesto idrogeologico, e poi ho voluto puntare molto anche sulla cultura,
che stranamente non è tra le materie della città metropolitana. Quindi io non avrei potuto investire in teatri, musica ed altri, però come ho fatto a recuperare? Siccome tra le materie della città metropolitana c'è anche lo sviluppo, prima una compagna vostra ha parlato di sviluppo, secondo me non c'è sviluppo senza cultura. Quindi il legislatore si era scordato la cultura e io gliel'ho fatta entrare dalla finestra attraverso lo sviluppo. Bravo sindaco. Grazie. Allora, Fermigadda, Napoli. Buongiorno, sono Aaron Gianluigi del Lidis Fermigadda di Napoli. Le volevo chiedere come si intende agire per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e per lo sviluppo delle aree più disagiate del nostro territorio in modo da fornire a noi ragazzi maggiori opportunità di crescita. Là è un tema molto complesso, infatti ci vorrebbero risorse statali per mettere in sicurezza e valorizzare tutto il patrimonio comunale. Noi ce la stiamo mettendo tutta, come ho detto prima, perché riteniamo che la cultura sia una grande arma di riscatto e un grande strumento di sviluppo, però non abbiamo le risorse da una parte per valorizzare l'immenso patrimonio culturale che abbiamo, i comuni non ce l'hanno, e nemmeno per recuperare tutte le aree degradate, però ce la stiamo mettendo tutta. Devo dire, stanno arrivando anche investimenti privati che prima non c'erano, per esempio l'altro giorno col Ministro della Cultura abbiamo chiuso un accordo molto importante per ristrutturare il Castel dell'Ovo e la Villa Floridiana della città, tanti lavori si sono fatti e si stanno facendo, però ci vorrebbe, secondo me, in Italia che il governo, quindi a livello nazionale, prendesse, come dire, contezza del fatto che forse oggi l'obiettivo principale dell'Italia è la messa in sicurezza del nostro paese. Quindi ci vogliono risorse importanti che i comuni non hanno. Però questo non significa che ci dobbiamo fermare, tutti insieme possiamo fare un lavoro importante anche nelle piccole cose, come i cittadini quando adottano una aiuola, adottano un vicolo, fanno dei murales, cioè si può fare un lavoro anche piccolo che però serve a migliorare la città. Per esempio Napoli sta diventando una delle città dove maggiormente si è sviluppata negli ultimi anni la street art. Adesso faremo anche nel 2020 un festival di street art a Napoli molto importante, perché quello è un messaggio anche culturale significativo. Invece di imbrattare, riqualifichi un luogo degradato, un muro degradato attraverso l'arte. Assunta del Cat di Melito. Salve, sono Novella Assunta, proveniente dal liceo Manuel Canti Melito, e volevo porre una domanda. Ma se lei fosse il ministro dell'istruzione, quale strategia attuerebbe per evitare la dispersione nelle zone a rischio e la disaffezione verso le scuole? Ma innanzitutto sarei persona molto diversa rispetto all'ex ministro dell'istruzione che diceva che al sud non si lavora. Io penso invece fare l'insegnante al sud è più complicato, è più difficile, come fare il sindaco al sud, è tutto più difficile, ma anche tutto più appassionante e affascinante. Ma io credo che si deve investire molto in maestri, educatori, pedagogi, cioè investire nella scuola, assumere insegnanti, fare un lavoro sul territorio con gli psicologi, gli assistenti sociali, con le associazioni, far capire ai ragazzi che c'è un'alternativa al degrado, alla devianza, che andare a scuola significa non prendere la strada della pistola o del coltello, che c'è l'alternativa con una batteria o con una macchina da presa, perché molti ragazzi, e voi lo sapete come me, mai nessuno gli ha raccontato che c'è un'alternativa. Non possiamo giudicare un ragazzo che non va a scuola, che è un ragazzo perso. Qualcuno magari non gli avrà mai detto tu devi andare a scuola, magari ha delle situazioni in famiglia molto complicate. Io trovo molto grave quando si giudicano subito le persone. Un ragazzo che sbaglia di 14 anni, 13 anni, di 15 anni, una sconfitta di tutti noi. Quindi non voglio dire che si deve subito perdonare, che se uno fa una cosa grave deve essere punito, ma dobbiamo lavorare affinché non lo faccia più e diventa ad esempio per gli altri ragazzi. Io ho conosciuto recentemente un ragazzo bravissimo a Ponticelli che è diventato un bravissimo campione di judo, ma c'ha 15 anni, c'ha più o meno l'età vostra, che fino a qualche anno prima lo utilizzava la camorra per portare la droga da una piazza all'altra. L'ha incontrato un maestro di judo, ha capito che era un talento e l'ha trasformato dal talento del crimine al talento dello sport. Vedete come si può cambiare rapidamente. Quindi io credo che si deve fare un investimento. Per fare questo devi investire nella scuola, investire negli insegnanti, nei maestri, nei mezzi tecnologici, stare per strada con le associazioni, gli assistenti sociali. Bisogna fare un grande lavoro e insomma alla fine anche il sindaco è un po' un cacciatore di talenti. Io tanti ragazzi ho incontrato in questi 8 anni, a tanti ragazzi ho teso una mano, con tanti ragazzi ho parlato e spero che questo sia stato utile. Magari non lo saprò mai, però penso che essere un punto di riferimento è significativo. I ragazzi hanno bisogno anche di punti di riferimento e non di essere giudicati frettolosamente. E soprattutto quello che vi invito, stando anche in una scuola,
di pensare qual è il modello da seguire. Il bullo, per esempio, mi chiamano spesso a fare incontri sul bullo. Il bullo è un debole. È un debole che se la piglia con le persone più fragili e più sensibili, che spesso hanno delle difficoltà perché sono persone, come dire, che hanno una sensibilità altissima. Quindi noi dobbiamo essere molto solidali e stare molto vicini alle persone più sensibili, e chi invece mostra i muscoli alla fine è un debole, come quando l'uomo alza le mani nei confronti della ragazza o quando all'interno di una casa c'è violenza che nessuno viene a sapere. Quindi si deve fare un grande lavoro per strada. Io sono dell'idea che per strada si fa il lavoro più importante. Allora, Martina, del liceo De Carlo di Giuliano. Buongiorno, sono Martina D'Angelo e frequento il liceo De Carlo a Giuliano. La mia domanda è questa. Lei, cosa pensa lei di questo progetto Web TV Scuola e Città Metropolitana? Vuole darci qualche consiglio? Ma mi piace talmente tanto che l'ho fortemente voluto e anche l'ho voluto ampliare e sono disponibile a ampliarlo ancora di più. Non voglio dare consigli perché credo che sia molto bello questa forma vostra di auto-organizzazione, autogestione, autodeterminazione. Io poi sono un uomo libero, un uomo autonomo, e mi piace anche che gli altri lo siano autonomi e liberi. È molto bello quando i pensieri autonomi si incontrano e si confrontano. Uno può anche cambiare idea, però è bello anche mantenere le proprie idee se sei convinto che sono quelle giuste. Io mi auguro che questo vi possa servire a utilizzare questo strumento per fare attività di documentazione, inchieste, per sviluppare un'informazione corretta, che certe volte non c'è sui giornali, che ci sta tanta strumentalizzazione, un'informazione plurale e libera, e che poi qualcuno un domani possa diventare anche un cameraman, un fotografo, un regista, un giornalista. Quindi io mi auguro che sia anche un modo per voi per riflettere, per pensare e per fare corretta informazione, di cui ce n'è tanto bisogno. Articolo 21 della Costituzione Repubblicana. Marco De Leonardo da Vinci. Buongiorno Sindaco, sono Marco Leone dell'ITIS Leonardo da Vinci e le volevo chiedere se era possibile, cioè vorremmo che nel nostro territorio, ovvero il vasto di Poggio Reale, si potesse creare una sinergia tra enti locali per creare progetti di costruttività per la vivibilità principalmente. Beh, devo dire là, se dopo un periodo molto grave che c'era stato qualche mese fa, dei miglioramenti ci sono stati, ma la linea per migliorare ancora di più è quella che indichi tu. Cioè lavorare insieme, municipalità, comune, associazioni, commercianti. Adesso ci sarà una grande opportunità, diciamo, nella zona del Vasto più verso Piazza Garibaldi. Noi fra qualche giorno restituiamo alla città Piazza Garibaldi completamente riqualificata. Ci sarà un agorà, un teatro di 2000 posti, campetti per lo sport, wifi, giochi per bambini, 130 alberi. È un grande successo. Ma è una vittoria, come dire, che può diventare una sconfitta se non saremo in grado di vincere la Champions League. Qual è la Champions League? Quella di non far diventare quella piazza così bella e ristrutturata una piazza del degrado. Dobbiamo essere bravi tutti, fare il grande condominio di Piazza Garibaldi. Noi porteremo molti concerti a Piazza Garibaldi nel 2020 per dare il segnale che quella piazza, dove si arriva a Napoli e dove ci sono tante culture diverse, tante estrazioni sociali diverse, tante etnie diverse, si può convivere. Questa è una grande sfida. Io mi sono andato a prendere i soldi per fare questo lavoro, è un lavoro bellissimo, la piazza sta venendo bellissima, però sono allo stesso tempo preoccupato di quello che possa accadere il giorno dopo. Non facciamo, come è accaduto qualche volta, che si raggiunge un grande risultato e poi non siamo in grado di tenerlo in sé. Quello potrà aiutare anche una maggiore convivenza verso il Vasto e anche decongestionare un po' alcune zone che sono particolarmente soffocate da una serie di attività. Dobbiamo ridare alle piazze il loro senso di agorà. Troppo ci abbiamo. Sì. Ultima domanda, allora facciamo al sindaco. Ma quante ne hai tu? Vabbè, loro ne avevano preparate. Infinite, ne avevano preparate due per scuola, però so che hai tanti impegni, quindi ci finiamo con questo giro del Roma, quello si è aggiunto. Del Genovesi. Allora, il Genovesi e Salvatore. Simone, scusa. Salve, sono Simone Pesce del liceo Antonio Genovesi di Napoli. E volevamo sapere, nel piano strategico la prima azione segnata è la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. In base a questo punto, quali sono le iniziative che si intendono attuare e cosa si intende per patrimonio immateriale? Ma immateriale è anche proprio tutto ciò che attiene per esempio all'innovazione tecnologica, il know-how, tutto ciò che può riguardare anche il digitale, tutto ciò che può riguardare quel mondo delle nuove tecnologie che magari non si vede in opere pubbliche come le strade e le scuole, ma che può avere uno sviluppo importante, come la cultura per esempio, che anche noi abbiamo finanziato parecchio. Ciò che comunque mi fa piacere pensare è che la maggior parte delle risorse andranno proprio nell'edilizia scolastica e anche nello sport, perché
in tutti gli impianti che andremo a tutte le strutture che andremo a realizzare ci saranno anche impianti sportivi. E a questo proposito voglio dire anche il lavoro enorme che abbiamo fatto sugli impianti sportivi per le universiadi, perché quasi tutti gli impianti della città sono stati ristrutturati, anzi utilizzateli anche fuori gli orari di scuola, con le associazioni, le federazioni, è stata una grande sfida vinta anche quella. Va bene, allora non lo so, quante domande? Le scuole facciamo, le hai fatte tutte? Le scuole le ho fatte tutte. E allora, no, allora ci, se le scuole le hai fatte tutte ci fermiamo. Se c'era qualche scuola che era rimasta fuori la finiamo. No, no, le abbiamo fatte tutte perché diciamo avevamo previsto di fare due domande, ma sapevano già che non avrebbero potuto farle due. Invece la cosa che possiamo fare, però questa a me interessa molto, anche se voi fate qualche inchiesta in città, per esempio con la web TV, qualcosa che poi mi volete far avere che può essere utile anche per il mio lavoro di sindaco, fatemelo, perché io credo che la vostra attività ha un grande valore civico, ma anche, come dire, scientifico, perché se uno documenta alcune situazioni, non so, o di degrado o di sviluppo della città, se me le fate sapere a me torna utile, in modo che possiamo lavorare meglio insieme. Io faccio il sindaco, ma alla fine ognuno può essere un po' sindaco della propria città, perché se tutti quanti andiamo nella stessa direzione la città va meglio. Certo. Vabbè, ci lasciamo con la promessa che, di un arrivederci. Sì, che manderemo al sindaco le inchieste che di volta in volta facciamo per le nostre puntate della trasmissione Sguardi Metropolitani, che ormai va in onda da un anno. Grazie ancora al sindaco e grazie a tutti voi.